Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio primo vlog. Io in questo vlog, non sono ancora molto capace a fare vlog, però spero che possa piacervi lo stesso. Devo ancora diventare esperto, imparare molte cose, a parlare, a mostrare tutto quello che faccio. In questo vlog volevo portarvi con me a fare un'esperienza bellissima all'Aeromix, 2 giorni all'Aeromix insieme a tutti voi. Oggi è venerdì 8 aprile e sto per partire per Milano per andare a casa di Buddy, dove starò a dormire. E poi la mattina dopo partiremo insieme per il Romix. Adesso devo solamente andare a prendere il treno e sono già in ritardo, quindi andiamo a prendere il treno. E devo anche salutare i miei piccoli gattini. Ciao Kiro, mi raccomando, fai il bravo e mangia tanto. Anche te Seba, mi raccomando, non fare il cattivo, vieni qua, non scappare. Sono qui in macchina e sto finalmente andando alla stazione di Bergamo per prendere il treno. Buddy mi starà aspettando e dopo andremo a mangiare insieme un kebab. Intanto, riguardando le clip di prima, mi sono accorto che nella prima clip mi si vedeva a metà e metà, cioè andavo contro luce ogni volta. Ve l'ho detto che non sono ancora esperto, non sono capace a far nulla. Sono finalmente arrivato alla stazione di Bergamo, adesso devo solamente prendere il treno, però io non ho mai preso, cioè ho preso il treno pochissime volte in vita mia, sono ancora inesperto. Ogni volta ho paura, mi viene l'ansia a prendere il treno. Sono arrivato, ma perché mentre faccio video di parlare, ma stai un po' zitto, no? Sono appena arrivato e Buddy mi starà aspettando, mi stavo annoiando sul treno, mi sono fatto i capelli in tutti i modi possibili. Adesso vado a incontrare Buddy e dormirò da lui e domani partiremo per Roma tutti insieme, però dove devo andare? Mi sono perso. Ciao! Beccati il copyright, infame! Sono qua con Buddy a prendere il kebab perché abbiamo fame. E ciao Buddy, come stai? Ciao, tutto bene. Allora ti voglio intervistare, è il mio primo vlog, quindi devo Sì, vai, intervistarti. fammi, intervistami così già che ci sei, dimmi. Allora, racconta la tua esperienza nell'aver visto Loco. Ehi, guarda, bella, bella esperienza, mi è piaciuta, fantastica, devo dire. Perfetto. Ciao, io abito là. È troppo vicino? Io abito là. Ma non Ma non dirlo. ti stai neanche in qua, cioè tipo Come? così. Aspetta così. Ciao. Va Ciao, bene, sì. perfetto. Ciao ragazzi, sono qua in casa di Buddy a vloggare. Io e Buddy abbiamo appena fatto una live sul suo canale Twitch dove cantavamo karaoke e facevamo la Whisper Challenge. Sono uscite cose molto carine, interessanti. Adesso lui è ancora in live, sta parlando, io sto girando per casa sua senza sapere cosa fare. Sto cercando qualcosa di interessante, però non c'è nulla in questa casa. Adesso vi porto alla postazione di Buddy che sta facendo freestyle. Ok, sono arrivato. Guarda, qui c'è Rossi Fede, questo gatto personalizzato alla Nutella. Meglio andarsene via. Comunque, sei padre completamente impazzito. Domani dovremo svegliarci presto per prendere il treno e andare all'Aeromix. Non vedo l'ora. Buongiorno a tutti, sono le 6 di mattina e Buddy mi ha appena svegliato. E in questo momento è davanti a me in mutande e sta facendo la cacca. Sì, alle 7:30 dobbiamo andare a Milano Centrale a prendere il treno e poi partiremo per Roma. Però io ancora sonno, quindi torno a dormire. Buonanotte. Buddy, No, no comment, no comment. dai, un commento su questa tua esperienza con Loco a dormire in casa tua nel tuo letto? Perfetto. Perfetto. Io ho ancora sonno, ma Buddy vuole partire presto perché sennò rischiamo di perdere il treno. Vero Buddy che mi hai svegliato presto? È acqua. Partiamo. Forza Buddy. Tu, ma mi hai svegliato te adesso? Oh, perché stiamo partendo? Perché stai gridando? Non lo so. Mi piacciono i vicini. Siamo arrivati sul centrale. Tra poco prendiamo il treno. Come stai Buddy? Tutto bene? Perché mi riprendi dal basso che c'ho il doppiamento? Adesso va meglio? Molto meglio, grazie. Perfetto. Sì, colazione con Buddy. Mangiamo insieme, Buddy. Non ha pagato l'oca. Ho pagato io invece, bugiardo. Ciao, siamo in treno. Meglio in treno che in macchina, dico io. Buddy se n'è andato. Mi ha abbandonato qua sul treno da solo. Non so più cosa fare. Buddy, dove sei? Ragazzi, siamo arrivati a Roma. E adesso posso presentarvi lo youtuber. Adesso posso dire una cosa No, bannabile. Mi cosa? piace. Ragazzi,
lo youtuber più grande d'Italia, Carly! Ciao, sono Carly, anche Carly! Vedi qua, ci sono mente Kendall, ma che... Puoi togliere, sei in merda! Ma che bello, ma che cosa vuoi? Stai bloccando per bloccare. Ciao! Ciao! Ma va su YouTube? Certo! Non è più sì. Sì, che va su YouTube! Vieni su YouTube, saluta YouTube! Ciao YouTube! Ciao! Siamo appena entrati a Romix, Buddy, come ti senti? Una... Boh, dimmi qualcosa, non so cosa... Cocomero! Kendall? Hai brividi te, Carly? A me piace il cocomero. Perfetto. Raga, ho rubato il telefono di Loco. Vieni qua! Loco! Loco, sei un infame! Che non è molto stanco? No, ancora no, sono... Stai divertendo? Preso. Eh? Stai divertendo? Mi sto divertendo, ma ancora non è iniziato l'evento. Ancora ci vuole. Noi siamo qua a pranzare, ci sono qua tutti. Purtroppo, purtroppo c'è anche Buddy, non lo volevo. Pensa Deo, guarda. Fra poco lo cacciamo via, lo buttiamo fuori dalla finestra. Cavolo fratelli, siamo qui in una trasmissione di D-Max. Come potete vedere. Ciao ragazzi, la prima giornata di Romix è quasi finita. Abbiamo fatto tantissimi autografi, tantissime foto, anche Kendall ha fatto tantissime. Come ti sei sentito a fare così tante? Guarda le occhiaie. È stanchissimo Kendall. Questa prima giornata è stata davvero bellissima, i fan sono stati troppo dolci, sono davvero troppo contento. Spero che domani sia come oggi, perché è stato bellissimo, troppo bello. Ragazzi, sono appena arrivato in hotel stanza singola, non sono con Buddy purtroppo, però è bellissima. È gigantesca e sono tutto solo, è fantastica. Ma questa è un extra lusso, loco, vedete il bagno. Mamma mia, che bellissimo! È gigantesco, tutto gigante. Ciao, quello sono io. Ciao, sono bruttissimo come sempre. Ancora sono io. Dice che adesso dormo. Buonanotte a tutti. Ho appena finito di lavarmi, non so i miei capelli che cosa sono diventati, qualcosa di molto strano, devo ancora asciugarli tutti. Mi devo preparare perché fra non molto dovrò andare a cenare con Buddy, Carly e Kendall. Non so dove andiamo, andremo da qualche parte, dovremmo prendere anche il taxi. Ciao ragazzi, siamo qua al centro di Roma, dovremmo essere a Trastevere, almeno penso. Abbiamo provato a chiamare più di 20 ristoranti e neanche uno è libero, tutti pieni. Ovviamente colpa di Buddy, che abbiamo detto 3 ore fa di chiamare, di prenotare, ma lui non prenota, chiamiamo alle 8:30, ovviamente sono tutti pieni. Buddy, qualcosa da dire? Fun fact, i ristoranti a Roma non prendono prenotazioni la sera. Tutti li hanno presi, uno non lo prendeva, mannaggia te. La sera siamo qui a Trastevere, finalmente ho incontrato mio nipote. Ciao nonno, come stai? Stai zitto, Kimo. Torna in pensione, dammi i tuoi soldi, nonno. Me ne vado. Quando è che mi dai l'eredità? Quando è che mi dai l'eredità, nonno? Tanto non crepo, scemo. Ma dai. Mi faccio ibernare piuttosto che darti i soldi. Buonasera a tutti, anzi buonanotte, siamo qua in Piazza di Spagna insieme ai miei 3 amiconi bellissimi. Ciao, sono Carly, oi che Carly. Ciao, tu come ti chiami? Buddy. Fan di Spagna, bellissima fan di Spagna. Buona. Ciao. Perché detto Piazza di Spagna che si chiama Piazza Navona? È pan, non come piazza, non è pan di Spagna questa? È pan di Spagna o Piazza Navona? Piazza Navona. Pensavo fosse pan di Spagna io. Ma cosa c'entra il pan di Spagna adesso? Scusa, me lo spiego. È pan di Spagna. Questa è la stessa cosa. Uno dei posti più belli di Roma. Non so se si vede molto bene con la qualità del mio telefono, però dal vivo è davvero bellissimo. Il posto più bello di Roma, secondo me. È fantastico. Buonanotte a tutti, sono in stanza di Buddy. Adesso lui vuole lavorare, ma ci sarò qua io che gli romperò tutta la notte. Anche se io ho un'altra stanza, però starò qua. Perché Buddy non mi vuole, quindi se non mi vuole io devo stare qua e a distrarlo mentre lui deve lavorare. Ha detto che va bene, quindi buonanotte a tutti. Ci vediamo domani col secondo giorno di Romix. Ciao ragazzi, sono le 8 di mattina, mi sono appena svegliato. Però ho fame, quindi andrò in camera di Buddy, lo sveglierò e facciamo colazione. One hour later.
7 hours later. 1 eternity later. Io non ti apro. Apri. Apri. Ho fame. Benvenuti nella mia casa. Ho fame. È l'ora della colazione. Buddy pensa che io abbia preso troppe cose. Lui ha preso un piatto, io ho preso tante cose. Beh, io ho preso le uova strapazzate. Si mangia bene a colazione. Ragazzi, secondo giorno di Romix, siete ancora in tantissimi. Intanto c'è qua Buddy. Ciao Buddy, come stai? Io sì, adesso. Comunque ci tenevo a dire che ho firmato anche il cestino. È firmato, vedi, nel loco, è la mia firma, è bellissima. Quindi questo cestino è mio, è tutto mio. Anche Buddy è mio. Vedo che il cestino è mio, l'ho firmato. È tutto mio. Il mio primo vlog, spero che esca qualcosa di carino, spero che vi sia piaciuto. In futuro ne porterò altri, magari, non lo so, altre mie esperienze, altri viaggi. Dove vi racconto un po' di cose, ma magari non solo vlog, ma magari anche qualche altra cosa, boh, più particolari, senza andare per forza in un viaggio così. Voi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, io vi saluto, grazie a... non so manco parlare. Grazie per esserci stati, noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti!